Che hai trovato, una bagnottella? Com'è? E questo che è? Cileo? Fermo, fermo, lascia! No, è molle e basta! Ma che se fai con sto coso? Ma te ne vuoi andare? Che questa è zona mia! A voi fa finita, quando te lo metti? La sera? Vattene dalla colonie! A taglia mia! Ciao! Vedi che corpo che t'ho trovato! Cosa fa? Cosa vuole? A corda! A sola ci provavo, ho vista prima ieri, dammela! Ma te stai disperata per una corda? Volevo impiccarmi! Ma che te stavi ammazzando? Perché? Non si capisce! Mi fa male una caviglia, mi sono slogato una caviglia! Che te frega, tanto se devi morire! E vabbè, a ridammela che te la leggo come prima! Grazie, molto gentile. Non tiri così, mi strangola. Ma la vai, morì! No, non ho più voglia, non c'ho più il coraggio. E poi mi fa male la caviglia. Oh. Stai a piagne. Tra la vita e la morte c'è ancora un'anticchia. E io adesso sono arrivato proprio in mezzo a quell'anticchia. A rompermi le palle. Tu guarda questo che succede. E prima va a morire, e poi non va a morire. E decidete, no? Certo che c'è tanta gente. La caviglia, la caviglia. Ma guarda che là basta che fai l'impacco una fetta d'albero e passa subito. Prosciutto crudo, no? Ah, forse. Porca miseria, come faccio io adesso? Ma dovresti essere contento, sei vivo. Ma io dovevo morire. Beh, l'ho dato una mano. Se ci sono aiuto per disgraziati. Piacere, Barabba. Ricky Morandi, lieto. Ma che è tua? Sì, arrivederci. Come arrivederci? T'ho salvato la vita, ma morti così. No, come ho salvato la vita? Scusi, Ma non mi aveva neppure visto. Voleva la corda, adesso ce l'ha. Dai, su, aria, aria, camminare. Appunto, attaccata la corda, ci trovo un miliardario, me lo faccio scappare via. E almeno fammi fare una bella passeggiata su sto macchinone. Ma che passeggiata? Io devo correre a casa da mia moglie. Se trova il biglietto con scritto che mi sono ammazzato, è la rovina. Allora dai, sbrigati, che fai, perdi tempo? Dai. E muovite! Su! Ma che è, ragazzo, lei? Eh sì, per fortuna, con la puzza che ha addosso. Dai, parti!
Buongiorno, dottore. Buongiorno. Mi scusi, e il signore? Lo accompagno in cucina e gli dia qualche avanzo da mangiare. Elena, hai letto il mio biglietto? Ci fosse una volta che fai quello che dici. L'ho fatto. C'è anche un testimone là fuori. Mi sono persino slogato una caviglia. Addio per sempre? Almeno se ti ammazzavi, riscuotevo i soldi dell'assicurazione. Che simpatica, hai sempre la battuta pronta, Sei arrabbiata? Hai ragione, ti ho fatto passare un brutto quarto d'ora. No, no, tu mi hai fatto passare una vita di merda. È diverso, capisci? Ma che parolone. Tu mi hai sempre fregata. Ti ho sposato che eri così. E dopo 6 mesi, guarda, eri già una vescica. Ma come una vescica, scusa? Il catalizzatore? Sono mica un diesel. La grande promessa. Laureato alla Bocconi, Business Administration, 10 anni di borsa, dovevi diventare un guru della finanza e quest'anno mi hai perso 40 miliardi? Sì, però prima li ho guadagnati. Con l'aiuto di mio padre, guadagnati. E non parliamo poi di te come marito. Tu hai una dote, una, e non la adoperi mai. Beh, in 12 anni di matrimonio il mio dovere mi sembra di averlo sempre fatto. Sì, 12 volte. Come, le hai contate? Sì. L'ultima volta Zermatt però è stato bestiale. Ti ho dato una trapanata, urlavi come una pazza. Sono un troione, sembrava che cadesse l'albergo. Scusa, diamo un occhio anche alla qualità. Me lo ricordo come se fosse ieri. Era 6 mesi fa. 6 mesi? Come vola il tempo, eh? La notte di Natale. Ah sì, dopo la messa, sì. E a Pasqua? Niente. Solo la messa? Solo la santa messa. Signora, li possiamo caricare? Sì, prenda anche questa. Grazie. Ah, ma allora era tutta una finta. Vedi come sei. Prima ti arrabbi e poi mi fai la sorpresina. Brava, avevamo proprio bisogno di una bella vacanza. Da bacino. Guarda, da bacino, Topino. Guarda che quelli sono i miei bagagli. Io ti consiglio di fare i tuoi il più rapidamente possibile, perché quando io torno non ti voglio più trovare a casa mia. No, a casa nostra. Mia, Ricky Morandi, la festa è finita. È chiaro? Elena. Topino, Cricetto, quante gana. Elena, non ho capito quella cosa lì della festa. Elena, dimmi almeno dove vai. Così quando guarisco ti vengo a trovare e ti trombo, eh? Sei contenta, Elena? Topino? E che? Relè Villa Santa Dorosina. Signora Elena Morandi Salvetti, confermiamo la vostra prenotazione suite Luigi 14 per 38 cm, nome Elena Morandi Salvetti. La direzione. Ecco qua. Diretta la signora. Guarda che se non mi dici dove è andata la signora, io ti licenzio. Ma chi licenzia? No, non ti capito niente. Guardate che qua se c'è una persona che è stata licenziata, siete voi, nonni. Meglio che ve lo stampate qua, Ma voleva licenziare pure, già. Ah, signore, se è andata a pigliare una boccata d'ossigeno e ha fatto buona sta famarona.
Ma secondo voi, ma che cosa doveva fare vicino a una palla a moscia così? Che a voi in 10 anni l'avete fatto solo intossicare, la povera signora, eh? Perché lasciatevelo dire, siete una cosa pesante, noiosa. Ma non poca, assai pure. Ma che cacchio vi avrà visto per aver sposato, voi sapete, per sfizio? Non siete belli, non siete intelligenti, ma avete saputo manche fare l'industriale, io ho detto tutto. E quando uno non tiene capacità da sto posto sui, se no poi non si trova con i conti, mi sono spiegato? Ah. E mo sapete come è venuta così, con una mano annanzi nata a rete, popo. A festa è fornuto. Ma va a cagare. Tu e Biancaneve, dal bosco ti mando a lavorare io. La piantata, eh? Fa la dura perché pensa che le corra dietro. Ha trovato quello giusto. Sì, ma è tutta una recita. Beh, brava attrice. Mi fai passare o no? Pronto, avvocato, sono Morandi, ho un problema sentimentale, mia moglie se n'è andata da casa. Ma scusi, non è abbandono del tetto coniugale? Ma perché io la voglio rovinare? Insomma, come marito l'avrò pure qualche diritto, no? Insomma, ma legalmente che carte ho in mano? Il 2 di briscola. Guardi, dottore, non le conviene prenderla con le cattive, perché io l'avverto, sua moglie è la sua unica garanzia. Se si sparge la voce che l'ha mollato, lei è finito, lei perde tutto. Rompere i coglioni. Ma non li rompa lei, coglioni. Pronto. Ma proprio si sente tutta la voce che... Si sente la voce. Chi se ne frega. Tanto sono una vescica. Sarete ricchi, ma fate la vita. Ce l'hai quella corda? Dai, tira fuori la corda, dai. Ma falla finita, va... Piuttosto tua moglie, prima stava a dire che sei una dote, che... Sono cose intime. Allora ho capito, è quella che avete svolta, e ce l'hai ad opera, Non so neppure dov'è mia moglie. E quello lo so io. Cos'è quell'affare? È arrivata adesso, e dove sta tua moglie? Ora che ha fatto moglie che sei morto io. Tu. E che te no. E che te molla. Oh, ma che è una macchina per mutilati? C'è la marcia a due pedali. È automatica. Insomma, decide lei. Devi andare sempre... Pare una corriera. Ero incerto tra questa e una Panda. Poi è capitata questa, cosa vuoi? Beh no, poi uno come te, come seconda macchina può pure passare. E come prima? Ferrari testa rossa tutta, vi danza batte e mito. Ma che cazzo ne sei tu di automobili? Leggo, mi informo, mi documento. Sono curioso. Manca molto? Per arrivare. Devo fare una telefonata, che ne so? Sono quasi le 5. Ah, allora ci sta ancora. Senti, fammi sto numero. 06, 4 volte 7 e poi 2. Fai tre squilli, attacchi e poi richiami. Che cos'è, la NASA? A chi telefoni? A mamma. Ah, hai anche una mamma? Perché il sapore? Pronto. Ciao, ma! Non so dove sto! Dentro al cabriolet! C'è sta il frigorifero, la televisione con tutti i bottoni! Sta a fa un viaggio di piacere! Sì, con un amico, miliardario, una persona squisita! No, non è frocio! Almeno mi pare! Ci vuoi parlare? Ma no, aspetta no, che te lo passo, no, dai, ma lascia aspettare, ti fa piacere! Ma che me frega, me! Pronto! Buongiorno, signor miliardario! No, non va mica tanto bene, sa. Sono piena di dolori, sono mezza sdrenata dall'acidi unici. Sì. Va bene, signora, molto lieto di aver fatto la sua conoscenza. Tante care cose e a presto di sentirla. No. Sta attento, perché a me questo mi pare proprio frocio, sa. Sì, ma quanto stai via? E ci sto il più possibile, finché dura. Dove vado? Non te lo posso dire. Andiamo a trovare la moglie. No, non fa mai zozzerie. Vabbè, ciao, ma quando posso ti richiamo, va bene? Te fare sta! Te si leva di piedi.
Vabbè, va bene. Ciao, 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 ciao. La mamma è sempre la mamma. La mamma è sempre la mamma, la zia è sempre la zia, la cugina è la figlia della zia, la nonna è la mamma della mignotta. Tuo padre che mestiere fa? Era barbone. Papà, nonno, nonno. Sette generazioni, tutti barboni. Una dinastia. Bravo. E dai tempi di Principe d'Erlonia. Camminiamo paralleli. E quell'affare che hai in testa che cos'è? Lo stemma di famiglia? Il copricapo? È utilissimo. Dentro ci metto tutto. E i sigaretti, i spicci, i mutande. Come una 24 ore. È meglio, non ti semplicione le mano. Le sac de biton. Ma parla italiano. Pia per quello che me cazzo, eh. Guarda che pio l'aceto, eh. E dai, corri un po', che è sta cosa? Mi faccio al pieno. Va bene. Che vai a piscià? Qua però, fa il pieno de super, de olio e de acqua. E fammi belle piene pure le gomme. Che sei, polacco? Magari. Ma tu che sei, un cantante? Che vuoi, l'autografo? A Gino sportivamente Barabba. Ecco. Piglia. Divideteveli. Tieni, va, mettitelo. Ti dà un'aria più fresca. Madonna, come puzzano. Ah, loro puzzano. Quant'è? 150.000. Fresca. Chi lo conosce? Venga. Ciao. 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 Ciao bello. Ciao. Porca miseria, guarda là, sono scese ancora. Ma che è Finmon? Finmon, sono io, finanziaria Morandi. E con tutte stazioni ti voglio ammazzare. Capirai, sono scese a 140 lire. Vuol dire essere proprietari del 51% di niente. Guarda qua il Bonetti invece come va su. Anch'io conosco un Bonetti. Air Crosta, fa Bonetti. È un milanese come te, stai in Avigli. Questo è una carogna. Pure il mio, mi ha fregato quattro cartoni. Il mio mi ha fottuto 40 miliardi. E poi non so come fa. Ogni volta che chiudo un affare arriva un attimo prima di me. Come se mi leggesse nel cervello. Ecco, guarda, qui alla sinistra. Laggiù, eh. Siamo arrivati? No, e dammi tregua. Bene, allora io sono arrivato, ti ringrazio di tutto, adesso io vado da mia moglie. No, qui mica c'è stato moglie, qui se magna. Come se magna? Ah, oggi ho mangiato la mela e tre mandorle, sono le 9. Oh, ma quando se magna? Ma scusa, non potevamo fermarci in un autogrill sull'autostrada e te magnavi un panino? Ma come, io te porto in un grande ristorante. Ecco, via dalla pazza folla, in un milieu di schiva eleganza che è la cifra inconfondibile di una visione aristocratica dell'ospitalità e tu mi dici di magnarmi un panino? Oh, ma vaffanculo! E dai, portami al ristorante, ci sono mai stato. Io di mangiare con te in questo ristorante non ne ho voglia. E io c'ho voglia di portarti da tua moglie, allora che famo? Bello, eh?
va bene, dottore. Un tavolo per 8 per domani sera alle 21:30. Buonasera. D'accordo. Buonasera, dottore. Stia tranquillo, a domani. Due tavoli. Per quanti? Per due. Praticamente un tavolo per uno. No, guardi, non si preoccupi, ne basta uno di tavolo. Il mio autista mangia con me. Va bene, ma io... Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Meglio. Tenga. Il signore ha detto cospicua. Va bene, basta che facciamo in fretta però. Certo, Alberto, Alberto, accompagna i signori. Tavolo numero 17. Aia. Di qua? Prego, prego, s'accomodi. E vai! Ah! Ma che, te vergogni di me? No! E sta tranquillo, non ti agitare. Mo' te faccio fare io un figurone. Chiamiamo un cameriere, va? Ma che mi dà l'adrante? Se vuole la commande. Scegli quello che ti pare. Ah, calma, eh. Tutta roba fresca, siamo sicuri. Ecco questo. Cos'hai preso? È buono, 55.000 lire. Anche a me lo stesso. Ma che è un po' sacinere? Da parte le fumi. Che vini ci consiglia? I bianchi, i rossi e gli champagne. A champagne quanta la fate? 150.000 la bottiglia normale, 350 quella magnum. Due magnum, una per me e una per l'autista. Subito. Eh? Oh. Oh. Buon appetito. Questo calici. Hai visto quella che zindice? Oh. Quello non è il bicchiere giusto. Butta, butta. Un verre aux rangs scandinaves. Ma che? Guarda che ristorante l'hai scelto tu. Il piatto l'hai ordinato tu. 55.000 lire. Sai tu dove te le devi mettere le mele e le mandorle? Cospicua mancia! Mi dica, signore. Ma che c'è stata a pigliare per culo? C'è qualcosa che non va. Portami in cucina. In cucina? Sì, lo accompagno in cucina e magari lo faccio mangiare là, è meglio. Prego, mi serva. Prego. Ciao, Ricky. Ciao, onorevole, come va? Anche tu sei qui con la persona? No, un viaggio d'affari. Bravo, gli affari prima di tutto. Vieni, cara. Lo sai chi è questo? Si chiama Morandi. Ha attaccato cappello sposando la figlia del Salvetti. Ha fatto un paio di cazzate e ora è nella merda. Cosa vuoi, cara? La pizza. Questo è il bis, de là me ne sono fatto un altro uguale. Vuoi favorì? Gli affari li fai con quello lì? È un poeta dialettale amico di Bob Dylan.
È di passaggio in Europa e così è venuto a trovare dei parenti nel Lazio. Un uomo di una sensibilità, una bestiale. Adesso basta. Non mi sento niente bene. Oddio. Oddio. Infermiere. Infermiere. Presto, presto. Che è successo? Non so, si è ingorgato, ha mangiato troppo, forse è fuori allenamento. Ma che ha mangiato? Tutto. Mamma mia! Presto! Mamma mia! Ah, sorella, come va? Guardi, stia tranquillo, è solo un'indigestione. E cosa gli avete fatto? Una lavanda gastrica, gli abbiamo dato una bella ripulita dentro. E una bella sgrassatina fuori, no? Oh! Ehi! Ciao! Allora, come stai? Io ti trovo molto bene, complimenti. Senti, scusa, non è per disturbare, ma se tu mi dici dov'è mia moglie, io magari vado avanti, la raggiungo. Tanto tu qui stai bene, ti curano. È tutto pagato, eh? Ti fai una vacanza, eh? Allora, dov'è mia moglie? Dopo. Ma come dopo? E se sopravviene una complicazione? Che mi darebbe una grattatina alle palle, che cavolo e buon ci arrivo? Sì, se aspetti e ti tocchi occhioni, per me tu puoi anche morire. Ma che morire, dai, su, non dica stupidaggini. Allora? Dov'è Elena? E lasciami stare adesso, mi sento uno straccio. Ma tu sei sempre stato uno straccio. Ma non lo so, non me lo ricordo. Ah, non me lo ricordo, ti sei mangiato anche il biglietto. Adesso come facciamo? Scusi, non è che nello stomaco avete trovato un fax? Un foglietto zigrinato con dei buchini? Lo lasci stare, stanco. No, io sono stanco. È da stamattina che mi porti in giro, questo morto di fame. Ti sei mangiato un ristorante intero e adesso stai male. Sono contento, vai al diavolo. Mi hai preso per il culo. Mi hai portato fin qui, mi hai fatto perdere un sacco di tempo. Ma tu non sai dove è mia moglie, non l'hai mai saputo. Questa è la verità. Una cosa elettrica. Come ha detto, scusi? Una cosa elettrica. Una cosa elettrica? Cosa vuol dire una cosa elettrica? Lo stato moglie. Dove è andata? L'Enel? Ma no, il nome del posto comincia con una cosa elettrica. Lampadina? Lampedusa? No, una cosa più piccola. Abajur? Transistor? Hai visto quando entri che buio, no? Che schiacci il pulsante e c'è sta tutta quella roba dei fili che ci passa la scorsa e fa zzz, tac. Ecco, insomma, quella cosa là. Guarda che se mi stai prendendo ancora per il culo, io... Interruttore? Interruttore? No. Diodo? No. Thermostat? Scusi, come ha detto? Thermostat. Il signore qui dice termostato. Allora, interruttore, diodo, termostato, no. Bovina! Chi ha parlato qui? Là, dietro il paravento. Dica. Bobina! Bobina? Ho detto una cosa che fa tac. Ha detto una cosa che fa tac. E vabbè, ci ho provato pure io, come tutti gli altri. E non ci provà. Non sparate cose a cazzo. Fate mente locale. Interruttore? Ma che interruttore? È già stato detto, porca puttana. Il generale vuol dire qualcosa, ma la responsabilità è sua. Dica, generale. Trattasi di gruppo elettrogeno? Ma come? Ha detto una cosa piccola che fa tac? Lei sta curando l'arteriosclerosi? No, herpes alle mani. Ah, ma che schifo! Che schifo! Padella! Ma che c'entra la padella? Mica una cosa elettrica, no? Ma io gli devo fare la piscia! Senti, che tu la debba fare o meno, a noi non ce ne frega niente. Stiamo lavorando, è un po' di compressione, no? Stai zitto, altrimenti me li distrai. Fai bravo, se no ti tolgo l'ossigeno. Vanella! Ale! Relè! Già, Relè. Sono andato in un albergo. Relè. Sì, ma quale? Ce ne saranno un migliaio. Quello te lo dico domani mattina, eh.
ancora una volta. Perché è la trappola? Ammazza, è forte qua, eh. Hai visto i divani che ci stanno? Qui ci vuol dormire una trentina di persone. Buongiorno, la signora Morandi alloggia qui. Lei chi è, scusi? Come chi? Sono il signor Morandi, suo fratello. Ci avete pure la piscina? Per piacere. Olimpionica, allora non si tocca. Dici no, eh? Sì, la signora è alla 318, suite Luigi 14. Potrei avere una camera a fianco? Beh, sarebbe disponibile la 317, suite Luigi 16. Vada per la Luigi 16. Bene, allora, grazie di tutto, sei stato un formidabile compagno di viaggio. Oh, grazie di tutto. Te faccio ritrovare tua moglie, con tutto quello che concerne, ma molli così. Ah, bell'amico che sei. Va bene, ho capito, dai, to, trovati una pensioncina, un ostello, una tendopoli. Ma che me dà, lo spigo a mancia? Guarda, io la camera qui, ma posso pigliare pure io. Che gli avete dato a lui, a Luigi 16? Allora me dà a Luigi 30 e pure 40. Non mi sembra il caso. Non lo conosco. Guardi, che io pago. Siamo completi. No, siete razzisti, questo siete! Questo, ecco che cosa siete! Fermi fuori! E levate ste malacce sozze! Per piacere, un attimo, e mica siamo in Sudafrica qui, no? Signora, ha chiesto una camera, gli dia una camera. Ha detto che la paga? Se mai garantisco io. Ma scusa, che c'hanno i soldi miei puzze, no? Beh, insomma, rimettili nel salvadanaio. Mi dispiace, ma la sua era l'ultima camera disponibile. Va bene, allora vuol dire che il signore dorme con me. Tanto la camera è... matrimoniale. Ma il letto è... indivisibile. Vabbè, allora aggiungiamo una brandina, un pagliericcio, un pezzo di plastica, un po' di segatura. Il signore è un poeta dialettale, è il dentista di Bob Dylan. Mi faccia scaricare il bagaglio. È pure mia. È pure la cappellera. Da questa parte? Andiamo, caro. Grazie, Ricky. I fiori. Ah, grazie. Prego. Oh, hanno portato i fiori. Hai finito di lavarte? Lei è venuto in questo posto da sola a piangere su quello che ha fatto. Vorrebbe lasciarmi, ma non può. È innamorata. Vorrebbe tornare da me e non lo fa per orgoglio. Ma io so come farla cadere. E che resisci, ora sul grasso. C'è la panza che la zampugna. Queste sono le maniglie dell'amore. Lei si aggrapperà qui e succederà il finimondo. Sì, ma in 12 anni ci si è aggrappata 12 volte. 12 eventi però. Non 12 eventi... 12 trionfi. Ho capito. 12 sbarchi in Normandia, 12 Hiroshima. Sai dove faccio a fare le mutande io? Alla Breda. Che ti ci vuole? Un container? Quale metto? Ma andai a prese queste granate, sono cazzato di un occhio. Vabbè, allora niente. L'uomo elegante passa inosservato fra la folla. Guarda me. E tu passeresti inosservato tra la folla? Beh, fra i barboni sì, sono più discreto. Dai, basta, passami ste scarpe. Pronti? Su. Tiè. Vado, eh. Vai. Fatti onore. Ma lui cammini? Lui. Non vorrei essere nei suoi panni. Allora io vado, eh. Vai tranquillo e colpisci. Ma è bella cosa. Ammazza, che è fulmine? Questa si è già aggrappata alle maniglie dell'amore. Vai, Ricky! Via, senti! Ah, ma stai qua. Ma allora chi è che... Io non sono. È finita, guarda, è finita. Ma dai, non fa così, scusa. Non siete, ma forse non è manco lei. No, verifichiamo. Un po' di calma. Cosa dice? Sono un troione! È lei. Ma allora chi è quest'altro? E che ne so io? Sarà un bagnino, una marchetta. Ma marca forte, senti che roba. Ancora.
Ancora. Via, senti. No, non voglio sentire, basta. Dammi la corda. Ma che fai, dai? Ma dai, oddio. Ma piantala! Ma piantala con sta buffonata! Ma dove vai, che fai? Domani leggi i giornali. C'è Marzura. Aspetta! Fammi entrare! Aspetta, fammi entrare! Ma dove andiamo adesso? Che è sta cosa? Rallenta! Ma che ne so io dove andiamo? Prendiamo San Bartolo, ti chiamo mille. E ci vuole altro che una camomilla qui. No! Ma ci potevamo ammazzare! Magari! Vuoi che ti canto una canzone che ti rilassa? Ma chi ci frega, ma chi ci importa? Un romanesco, no, mi fai incassare ancora di più! Figuraria, un bel negozio in galleria. Smettila, se no veramente miro una pianta. Guarda che mi butto contro una pianta, eh! Tanto io e te cosa viviamo a fare? Come io e te? Io benissimo. La vita è una cosa meravigliosa. E poi nella vita mica ci stanno soltanto i soldi. E cosa c'è d'altro? I fiori, il sole, il sorriso di un bambino, l'amore, le donne, rallenta. Non tocchiamo questo tasto per cortesia. Lo sai qual è il mio ideale? Pensa un po', a donna de classe. Anche se matura è pure meglio. Ma soprattutto dovrebbe avere la caviglia fina. Forse perché mia madre c'ha due mazzarocche così. Perché alle 18 anni con due tette di marmo così, quelle le buttiamo via. Ma che buttiamo via? Vedi che capisci? Adesso io e te ci famo un viaggio e le castigiamo tutte. Da qui a Bangkok via Copenaghen. Attento! Che vuoi, imbecille? Carlos, schizzami la smelosa d'enzima! Andiamo, va. No, aspetta. Guarda quella. È proprio il tipo tuo. Te la manda la provvidenza. Hai visto che tettone che c'ha? Fatte sotto. Deixame sta, vesa cagà! Qui rischiamo di prendere un sacco di botte. Ma mica subito, fallo sfogà, eh? Così quando ha finito di sfragnerla, da cavaliere ti presenti e la consoli. E tu? E io me ne vado in albergo, eh? Così mi trovo una con la caviglia fina. Dai, vai! Vediamo prima come va a finire. Ma che vuoi vedere? Gli dà altre due sberle, sale in macchina, sbatte lo sportello e se ne va, eh? Saps che dic? M'ha stoccato il cuiol! Tu eres un sinvergüenza, Carlos! Hai visto? Vai! Siamo sicuri che non torna? Signorina, cos'è successo? Un incidente? Un tamponamento? Vuole che chiami il carro attrezzo, il cellulare? Grazie! Tu non faccia così. In questi casi l'importante è non essersi fatti male. Lei sta bene, vero? Sì. Sembra molto bene. Sì. Lei è molto gentile. Invece Carlos è un mostro. Un mostro. Mi aveva promettido che se casava conmigo, che mi sposava. E magari sposarti no, ma se vuoi una gasata te la posso dare io. Dai, su tesoro, sali sulla convertibile. Che bella macchina. Chi è quello? Non so, è un autostoppista. Somiglia a Bob Dylan. Che è una stop? È inglese, questa mi brucia la gola. Signora Morandi. Ah, buongiorno. Arrivederla, dottor Bonetti. È sempre un onore per noi averla al nostro ospite. Grazie, direttore. Sempre ai suoi ordini. Signora, l'elicottero è pronto per il decollo. Grazie, caro. Andiamo? Sì, certo. Lo vedi questo? Noi, tuo marito, lo riduciamo così. No, neanche queste. Senza una lira. Ma che fa? Si dà di stretto? Ehi, ma sì. Non speriamo di no. Ehi, ma che fa? Ma chi?
Senti. Che c'è? Guardi, bisogna docciarsi prima di fare il bagno. Ma che so fa il bagno? Me do una rinfrescata ai piedi e me ne vado. A proposito, lei e il dottor Morandi, quando avete intenzione di lasciare l'albergo? Ma io mai, sto benissimo. Anzi, le volevo fare i complimenti, l'avete messo su proprio caruccio. Fosse per me ci starei tutta la vita. Per quanto riguarda il dottor Morandi, quello adesso chissà dove sta. Sicuramente sta pure meglio di noi. Mi capisci? Non tocchi, mi lasci. Da uomo di mondo. Orologio. È ancora presto. Ora dove vamos? Ma come presto? Non vedi? Sono le 4. E siamo gli ultimi, tra mezz'ora è l'alba. Poi scusa, il vestitino, la cena, la discoteca. E io non ho più una lira, sono al tubo del gas. Come non comprendo? Non comprendo, lo tengo di nero. Nada di nero? Nada de nada. Ma chi se ne frega? Tanto di nero non è tutto nella vita, no? Ci sono i fiori, c'è il sole, il sorriso di un bambino, la musica, il totocalcio, l'amore. L'amore. È l'amore. Però il coche, la macchina, è tua. È certo che è mia, è l'unica cosa che mi è rimasta. Anzi, partiamo, andiamo in Spagna. Si comincia tutto da capo. Cosa posso fare in Spagna? El torero. Il tuo torero. Matami. Bamboleo, bamboleo. Matami. Matami. Paca muca. Paca muca. Paca. Oh, paca. Oh, oi, cosa ci fai qui? Hai fatto il bagno col chinotto? Ah, sedi. No, mi sono messo a dormire qua perché il letto è troppo morbido. E qua mi ci ritrovo meglio. Ah. Allora, com'è andata? Ammazza, che faccia. Ma che t'ha fatto? Si è aggrappata alle maniglie? Alle maniglie, alle portiere, ai sedili, al volante, al servostesso, al baule, alla ruota di scorta. Si è aggrappata a tutta l'automobile. E mi ha lasciato a piedi. E così adesso non ho più niente, come te. Ma che mi stai a dire? Uno mi fotte la moglie, l'altra mi fotte la macchina. A proposito, lo sai chi è quella che ti fotte la moglie? Bonetti! Bonetti? Ma Bonetti, Bonetti? Bonetti, Bonetti. Ma allora! Ma fermo, ma che fai? Scusa, ha sbagliato con la camera. Scusi, non sono loro. Non sono loro. Guarda che quelli se ne sono già andati. E hanno pure detto che ti ero un barbone. Che fanno facile. Un barbone è una vocazione, bisogna esserci portati. Hai capito perché quel porco mi fregava tutti gli affari? Era mia moglie che gli dava le dritte. Devo telefonare immediatamente a mio suocero e metterlo al corrente di quello che sta combinando sua figlia. Lui sta dalla mia parte, ha fiducia in me. Sono il figlio maschio che non ha mai avuto, capisci? Li sistema lui quei due. Porca miseria, non ho l'agendina, l'ho lasciata in macchina. Chiama in macchina, c'è sta il telefono. Giusto, giusto. Telefono a Paloma. Alada,
a ladra. Pronto, Paloma? Ma chi parla? Carles. Ah, Carlos? Lei è quello che mena. Avete fatto pace? Senta, sia gentile, io sono Ricky Morandi, proprietario dell'automobile. Guardi, lì sulla destra, nel cassettino del cruscotto, ci deve essere un'agendina. Sia gentile, mi guardi sotto la S. Salvetti. Ah, capito, dinamica. Stavano d'accordo, cercavano il pollo. E ci sei cascato. E mi ci hai mandato tu. Sì, dai, scrivi, scrivi. Salvetti. Set, sis. Set, sis. Onse, tresse, setze. Senta, un'ultima cosa, lì il fatto dell'automobile, lo devo considerare una ragazzata di Paloma oppure... è sicuro? Più che sicuro, e stiamo facendo la luna de miele. Allora va a fanculo, tu e quella mignota che ti sta di fianco. Dai, dammi il numero. Set. Ma come, un numero solo hai preso? E che ne so come si scrivono, però mi ricordo tutto. Aspetta, aspetta, allora, set... Sis 0, 2, 7, 6. Poi? Frezze bonze. 11, 13, 11. E poi c'è sta l'ultimo, che mi sono preso un punto di riferimento. Sezze! 16. Sezze romano. Questo me lo ricordo perché è il paese dove c'è nata Wanda, la cugina di mia madre. Buongiorno, c'è l'ingegnere Salvetti, sono suo genero. Ah, e dove è andato? A Monte Carlo. Grazie, buongiorno. Mi procuri una macchina con autista, devo andare immediatamente a Monte Carlo e il conto. Subito, dottor Morandi. Ecco, vede. La stanza sono 1.200.000, sì, più 420.000 di frigobar. Non capisco questo 420.000, scusi. 125 chinotti. Oh, mi piace il chinotto. Vabbè, tenga. Purtroppo la sua carta è revocata. Questa è quella stronza di mia moglie, vabbè, stacco un assegno, va. No, dottor Morandi, lei capisce. Scusi, ma perché io contanti non ne ho? Come facciamo, scusi? Temo che dovrò chiamare la polizia. Polizia. Come la polizia? Chiama la polizia. E vabbè, vuol dire che stavolta pago io, va. Questi sono 287.000. Poi ci sono pure gli altri, Non è finita qua. E 37.500 lire. Sono già più di 300. Più 3.000 di gettoni che le possono sempre far comodo. Questo è un tappo, me lo riprendo. Soddisfatto? Ecco qua. Dottor Morandi, per questa volta passi, ma non si faccia più vedere qui né nessun altro albergo della nostra catena. Senza. Di nuovo! Presenterò. Arrivederci. Riferendo. Andiamo avanti. E il mio? Dottor Morandi, il suo viene pignorato e messo all'asta. Beh, allora, arrivederci e grazie, sei stato un formidabile compagno di viaggio. Allora stavi con me solo per i soldi? Ma perché, mi volevi per amore? E poi se permetti, diciamo, mi impegni, voglio andare a Milano a trovare gli amici ai Navigli. Io devo andare a Monte Carlo, domani sera c'è il galà, arriva mio suocero. Come faccio ad andare a Monte Carlo? Non ho una lira, non sono abituato ad essere povero io. Come fanno i barboni quando vanno a Monte Carlo? Con l'autostop. Però t'avverto che a me mi caricano solo i camion de pecore, Avevi detto pecore, non dovevano essere pecore? Porca miseria, guarda, io ho una fame. Io se al mattino non mangio divento pazzo, sarà già l'una. Io appena sveglio devo prendere una spremuta di pompelmo doppia per bruciare i grassi. Ma perché te bruci i grassi? Vabbè, si fa per dire. Poi fette biscottate con burro e marmellata, marmellata fatta in casa, di mele, solo mele di Merano. Sto morendo di fame. Certo che Boretti c'è proprio riuscito a farti diventare un barbone come me. Ho proprio il dubbio che sia stato lui a fregarmi il brevetto. Che brevetto?
Un ingegnere di Rimini, un mio carissimo amico, ha progettato un affarino così, un catalizzatore. Lo infili nella marmitta e anziché uscire dei gas benefici e puzzolenti dall'automobile, esce un'arietta fresca e profumata, sembra di essere a Cervinia. Come una supposta da venta! Io logicamente ho fiutato l'affare. E che cosa ho fatto? Ho chiesto i soldi alle banche, gli ultimi. Ho comperato dei capannoni e li ho attrezzati per produrre l'affarino. Invece questo pirla... Che pirla? Questo mio carissimo amico. Ah, quello della supposta. Un giorno esce per andare a depositare il brevetto, finisce sotto un'automobile e rimane stecchito in mezzo alla strada. L'investitore sparisce, con lui anche l'incartamento del brevetto. Capito? Adesso mi vuoi dire come cazzo faccio io a ridare i soldi alle banche? Me lo vuoi dire? E che te la pigli con me? Io che ci posso fare? Ma cos'è? Happy pork! Che schifo! È buonissimo! Guarda quel contento il maiale! Fa bene pure le ossa! Ma che sta a pensare? No, guardavo. E il culo del maiale? La coscia. Il prosciutto, perché quello diventa prosciutto. Di che cosa sa? Come del prosciutto. Fammi assaggiare, va. Dammene un po'. E un po' di contegno, mi sembra il maiale. Forza ragazzi, andiamo! Di corsa! Andiamo! Ciao Buzzico. Ma che me ne la polpetta sola? Oggi ne sono avanzate poche. Che sei mangiato tutte te, eh? Se non te ne vai ti mangio anche quella. Ma dov'è che l'hai rubato sto vestito? È quello della prima comunione, non me lo sono mai tolto. No, quelle cose grigie lì no, neanche la verdura, mi... Un po' di brodo, ma senza quelle macchie d'olio. Ma perché non vai a mangiare al Grand Hotel? Va, va! Ci sono stato, non è poi un granché. Ma che fai, non mangi? Mi fa schifo sta roba qui. Non si dice che fa schifo. Prima si assaggia e poi si mangia. Hai capito? Guarda, dai, apri la boccuccia. Fare la pranina. Non fare il cretino, mi fa schifo. Non fare il cretino. Mi ha bacchiato tutto il bese. Porca miseria, ma sei un cretino. Vabbè, adesso te do il fazzoletto. Porca miseria. Ma lascia stare, mi fa schifo. E allora pulisciti col tuo. Il mio non si tocca. Il mio non è un fazzoletto. È un simbolo. È come una colomba. Mi pulisco la giacca con una colomba? Un cretino, porca miseria. Ma che schifo, che schifo. Questo è il simbolo mio. È il corvo! Prego, da questa parte, accomodatevi pure. Permesso. Ma voi abitate qua? Non è che disturbiamo? Ma che disturbare, disturbare! Nina! Nina! Che c'è? Beh, buonanotte. Buonanotte. Guarda chi c'è! Barabba, il figlio della Marisa! Barabba! Oh, mamma mia! Come sei cresciuto! Stai bene? Sì. Sta bene? Oh, mettere gordo quando eri vicino così. Un barboncino. Adermo, ecco, vieni qua, guarda, dammi la mano. Ecco, venite un po' qua. Vediamo il nostro letto che adesso è bello caldo. Non si preoccupi, signore, io dormo benissimo anche in piedi.
Eh no, nella cenere no, eh. Sono mica una patata io. Vabbè, non vi preoccupate, noi ci mettiamo da un'altra parte. Fate come volete. Allora, buonanotte. 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 Vattene a culo. Ecco. Ma scusa, noi dove dormiamo? A casa mia. Erano un sacco di anni che non guardavo il cielo. Sto bene. Senza il telefono, senza mia moglie che mi fracassa le palle, mio suocero, il Bonetti, le banche. Ma vuoi vedere che avete ragione voi? Io preferisco la ricchezza. La povertà qualche lato positivo l'avrà, no? Altrimenti non ci sarebbero tanti poveri. Il lato positivo dei poveri sono i ricchi. Sto proprio bene. Là dietro c'è il mare. Si sente la brezza marina, la senti? Sì. Il canto tribale, i fuochi. Senti. Lo senti? Che? Un grillo, lì, vicino ai piedi. No, questo è il socio che te rosica la scarpa. Eh no, porca miseria. Dai, su, andiamo più in là. Cambiamo appartamento. Ecco, buttamose qua, va. Giù. Vabbè, buonanotte. Oh, ma che fai, le freghi tutto il piumone? Buonanotte. No, buonanotte, buonanotte. E stai fermo, se no vado a dormire in salotto, eh. Sei sicuro che viene bene la barba con la panna? Eppure meglio. Ce l'hai la mano ferma? E guarda! Perfetto! E c'era uno scambio, la mano è ferma, il treno che si muove. Ecco, gira la testa così, che te voglio radere proprio bene. Stasera non se ne accorge nessuno come ti sei ridotto. Ecco. Cambio! Ecco, poi se mi dai il fazzoletto, ti sbianca la camicia con un po' di latte. La camicia è rosa. A righe bianche, tra righe righe. Il fazzoletto non si tocca, sono abituato così. Sarebbe come togliermi un occhio, una gamba. Oh, scambio! Ma stai attento! E dici scambio dove di doppio scambio? Comunque non è niente, dai. Su. Poi se vuoi ti stiro pure i pantaloni. E come fai? E li mettiamo sotto due casse. Ci sediamo sopra, una trentina di chilometri e ti cascano a pennello. Ecco, quasi fatto, L'ultimo tocco. E il signore è servito. Mangia? Grazie. Oh. Bravo. Hai fatto un bel lavoro. A pensarci bene, sei l'unico amico che ho. Amico. Adesso dici così perché c'è bisogno di me. Appena arriviamo a Monte Carlo, tu torni con quelli lì. E io ritorno sotto i ponti. Ma la mia vita è fatta così. Gli amici mi mollano sempre. Solo la sfiga è fedele, non mi molla mai. Nemmeno quando sto nella merda. Ma io ci sono abituato. Cosa fai? Piangi? Dai, sotto. Tieni il mio fazzoletto, asciugati le lacrime. Tò. Grazie. Fregato, arrivi la colomba.
Ecco, vedi, tu qua non sei più un barbone, sei un clochard. Allez vite, monsieur, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Che differenza fa? Eh beh, sul cambio ci guadagni, no? Cominciare col vengo anch'io, tanto qui non ti fanno entrare. Non combinare i soliti casini. Ma quali casini? Due minuti, risolvo con mio suocero e torno. Tu stai qui, guardi un po' di mascherine, magari allunghi la mano, ti fai la carità. Buonasera. Monsieur, je suis désolé, mais vous n'êtes pas masqué. È certo che non sono mascherato, devo parlare con mio suocero due minuti. Signor Salvetti. Oh, monsieur le clochard, entrez, je vous Buonasera. En prie. No, non guardi, ci devo entrare assolutamente. No, se ne... Ma dai, non fai i soliti casini, tanto quante fanno entrare. Guardate tu mascherina, eh? Ci vediamo dopo, ciao. Signore mio, mio amico, no, no, siamo un amico. No, monsieur, je vous en prie. Siamo un amico. No, no, siamo un amico. No, siamo un amico, cazzo, siamo un amico. Oh, allora. Parcheggiatore! Parcheggiatore, senta, per piacere, che io non ho l'autista, mi aiuta a trovare un posto, ma per pietà non mi lascia rimanere imbottigliato, che poi magari non posso andare più via perché ti si mette davanti il solito marpione. Ma lei è il parcheggiatore? Eh sì, eh. Oh! Venga, le frochon! Da questa parte? Par ici? Mi fermo qui! Ici? Ah! Ici! No! Ici! Monique, Monique, non è fantastico, guardalo! Barabba! Oh, bonsoir! A cappellona, dammi il 5, ciao! Guarda la perfezione di ogni dettaglio! Oh, delizio. Questa mise è invecchiata in modo perfetto! Extra! Le tonalità della macchiatura! Grigio, grigio perla, grigio scuro, verde muschio, blu di Prussia. Rosso di sugo, giallo d'ovo, grasso di macchina. I sacchetti di plastica non sono un amore! Oh. Oddio, ha perso la testa. Si è perduto la testa. Mi scusi, eh. Ecco. No. Ecco. Oui. Mi dica. E la conciatura? Oh, voglio dire ad Alexandre di farmi uno uguale, così me la metto per il derby ad Arzac. E dell'odore? Non ne vogliamo parlare. Sembra che puzzi veramente. Prego, signora, favorisca. Ne approfitti anche lei. Eh? Straordinario. Veramente straordinario. Le voglio presentare mio marito. Sandro? Sandro? Sì, tesoro. Il signor Barabba. Venga, si accomodi anche lei con quella zona. Avvocato Bonetti, ingegner Barabba. Ma scusi, ma io e lei non ci siamo già visti da qualche altra parte. Si rimetta un po' il nasone. A collodi? Oh, l'unghia! Non l'avevo ancora notata, ma è lunghissima! È utilissima, è meglio di un coltellino svizzero, guardi. È simpaticissimo. Fantastico. Lei ci può? E voilà. Oh, merci, monsieur. Mm.
Cavaliere Bertuzzo. Signora, ci vediamo a Milano. Papà, auguri. Papà? Devo parlarti urgentemente da uomo a uomo. Avrei preferito non darti questo dolore, ma un padre deve sapere. Tua figlia va letto col Bonetti. Beh, allora? Ti rendi conto della situazione o no? Ma sì, che sei crudotto, perché? No, guarda che tua figlia tradisce anche te. Perché vada quello lì a raccontargli tutti i nostri progetti. E così noi rischiamo di essere rovinati. No, il rovinato sei te, perché mia figlia fa benissimo andare con Bonetti. Perché quello due palle così. Non è un cretino come te. Hai capito? Allora una congiura. Ma quale congiura? Questa è strategia aziendale. Elena divorziando da te non ti dà una lira. Lui divorziando da te gli porta via mezzo capitale. Perciò facciamo una fusione. Bonetti Salvetti. E non ci ferma più nessuno. Ho reso l'idea? Ciao. Miriam. Miriam. E adesso proclamiamo le più belle maschere della serata. Terzo classificato, il Re Sole e Isabella d'Aragona. Mi complimenti. Voilà. Merci. 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 Ma perché mi scappa sempre? Signora mia, che vuole che le dica? Dipende da quanto beve. Ma che cosa ho capito? Lei? L'ho cercata per tutta la sala. Che cosa fa dopo il galà? Oh, ma cosa guarda? No, niente, è una cosa mia. È data la caviglia, io sarei libera. E dove mi porta? Sotto al ponte? Ho capito. Andiamo da me. Sì, vabbè, ma Pinocchio che dice? Niente. Siamo una coppia libera. Ah. Sono una donna moderna, io. Anche negli affari? No. No, lì sono l'antica. I soldi sono miei e lui fa quello che dico io. Un applauso all'esploratore sfortunato. E ora la più bella maschera della serata. Vince il primo premio, le clochard. Avevo ragione io, ha visto? Ha vinto lei, avevo ragione. Vada, vada, vada. Io? Ma certo, vada. A goppa. E grazie. Bravo, bravo. Fantastico. Bonetti, a proposito, questa sera la barca serve a me. Sì, tesoro, avevo già pensato di dormire fuori questa notte. Bravo, bravo. Grazie, papà, di avermi tolto dai piedi quello stronzo. Stronza sarei tu, io ti spacco la testa, deficiente, hai capito? Ti recido la carota. Non mi meriti. Torno da mia madre, meglio. Allì, vieni. Grazie. Piano, piano. Scivolo, ho le pianelle. Che fa di botti? Meno male che siete arrivati, sono due ore che ero chiuso qui dentro. Mi era vestito di Azteca, il parcheggiatore mi ha riempito di botte e mi ha fregato il costume. Che tipo è quello? Mezz'altezza, un po' tracagnotto. Non un bel Marcantonio come te. Come ti chiami? Venga, venga. Quanti anni hai? Venga, venga. Ma cosa venga, fate? Venga. Dove mi portate? Venga, venga, venga. Dove andiamo? Venga. Dove andiamo? Dai, su, che in tre ore siamo a Milano. Andate a Milano? Mi date un passaggio? Uè, gran capo, fate quattro passi, che è una bella serata. Sono cinque minuti che sono povero e già i ricchi mi stanno sul cazzo. Brava!
traditore, Giuda, Barbone! Barbone. Sono morta. Questo capello è proprio un cilicio. Uff. Dai, tesoro, levati quei quattro stracci. Veramente so 10 anni che non mi spoglio. Beh, possiamo farlo anche vestiti, no? So pure 10 anni che non... Ottima notizia! Così incasso gli arretrati con tutti gli interessi. Oh! Oh. 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 Io sento che qua gli interessi stanno a salire. Sì, mi pare che c'è un certo risveglio del mercato. Vogliamo fare la fusione? A proposito, mi è venuta in mente una cosa, ma te la dico dopo. No, dimmela ora. Dopo? Ora. E te la dico dopo. Ora. Te la dico dopo. Ora. E vabbè, te la dico adesso. Tuo marito sta a fare una fusione con Salvetti. Ah! Hai goduto? No. Ho capito. Ma allora non era una semplice avventuretta con la moglie di Morandi. Ma che cos'è questo debito con la Swiss Bank? Ma perché l'ha chiuso? Ma vedi che era meglio che tu lo dicevo dopo. Dammi qua, dai, levate che sei pratica. Ecco, tieni. Ma che c'è il doppio fondo? 30 milioni di dollari miei per l'acquisto dei marmitta titoli catalitica tubo di della marmitta catalit. È la catalit, è questa qui, è quella del brevetto. Ma quale brevetto? È quella della marmitta, quello che hanno rubato a Ricky. E mio marito di tutto questo non mi dice niente. Ma allora è vero, allora mi vogliono veramente fregare. Te sta a preoccupare, che noi freghiamo loro. Ma come? È con questo, ma te lo spiego dopo. Ma dopo quando? Dopo! Quella budellona! Che ruetta, che ruetta! Me voglio a sangue! Perché c'è la caviglia fina! Godo. C'è la caviglia fina! Godo. Uè, crosta! Ridammi la coperta, dai, che mi hai già fregato le scarpe. Che cattule ne è? È mio, sai benissimo che è mio. Ma che ha chiesto i nari di Milà? Comanda crosta, dai, volare. Oh. Dai. Oh. Oh. Ah, che fitta! Vogliamo venire alle mani? Vogliamo scendere così in basso? Basta con la violenza negli stadi. Se c'è un problema, parliamone. Vediamo di risolverlo educatamente. Tu vuoi il mio cartone? Io sarei disposto anche a... al massacro! Dai, forza! Dai, forza! Quanti che mi è un'uretta! Sì, picca! Picca giù, dai! Quanti che mi è un'uretta! Sì, picca! Ma quello sono io. Di quando è quel giornale? Alla di ieri. Dai, ti lascio il cartone, dammi il giornale. Crollo della Fillmore. Probabile revoca della società di Riccardo Morandi dal listino di Piazza Affari. Scusa tesoro, vado un attimo in toilette. Sì, dimmi. Le Fillmore apriranno al 140. Basterà aspettare che crollino. No, di' al tuo agente di comprare appena saranno scesi al 99. D'accordo. Eh?
Europlastic apre a 700. Finmore apre a 140. Perfetto. Vanno giù come le braghe. Che miseria. Mi accende per piacere. 6.990. Santa Barbara, prega per me. Sì. Compro Finmore! Compro Finmore! Come compro Finmore? Come compro? Compro. Ma che succede? Stanno comprando! Ma chi è che compra? Chi compra? Io! Compro tutto io! Ma che è sta busta di benzina? Fatta il pieno! Compro tutte le sue! Cosa compri tu che non è una lira? Ma chi te l'ha detto? Sono un finanziere! Sono socio in affari con Caviglia Fina! Stiamo facendo un colpo con le Finmore! Compro Finmore! Compro Finmore! Compro Finmore! Compro Finmore! Ma cosa combini? Cosa fate? Le Finmore non valgono niente! E invece valgono molto. Adesso che l'ingegner Baraba ha depositato il brevetto della marmitta catalitica. Ma com'è possibile? Bonetti, perché sei un grosso coglione, è possibile? Ma ingegnere, non è colpa mia! Stia zitto almeno! Becchille! Ingegnere, non so che cosa sia successo! Ma la Finmore sono io! Allora sono ritornato ricco. No? Ciao Ricky, perdonami. Torna a casa con noi. Torna dal tuo papà, eh? Elena, diglielo anche tu. Ecco il Ricky che ho sempre sognato. Forte, sprezzante, coraggioso, lussurioso. E ti trovo anche dimagrito. Io sono orgogliosa d'aver sposato un uomo come te e da oggi noi possiamo ricominciare una vita nuova, capisci? Ogni giorno una festa, ogni notte un evento. Ma chi sta a sentire sta fracicona? Un momentino, un po' di rispetto per la mia signora, eh? E poi ricordati che sono il socio maggioritario. Esatto. Datto, Pino, bacino. Do calcione, troione. Barbu. Dem. Namo. E questa che cos'è? Ferrari testa rossa, a me non si batte tutta la vita. Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti? Ci avevamo un viaggetto in sospeso. Da qui a Bangkok via Copenaghen. E andiamo!
We'll be right back.